Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, partiamo con questo video su una nuova playlist. Ho deciso di creare questa playlist intitolata L'arte del vivere, proprio perché voglio trasmettervi tutto quello che ho appreso grazie alla mia conoscenza comprovata dall'esperienza empirica e quindi il mio lavoro interiore, passarlo a voi sotto forma di questa conoscenza affinché possiate auspicare quotidianamente e veramente a realizzare il capolavoro della vostra vita. E quindi inauguriamo questa nuova playlist con una serie di riflessioni e di messe in pratica di tali riflessioni su cosa significa proprio l'arte del vivere. Perché noi, ragazze mie, e ragazzi miei, arriviamo sulla Terra senza avere un manuale di istruzione. E piuttosto io direi che dobbiamo apprendere il manuale di distruzione di queste vecchie credenze che ci hanno fatto vivere fino a questo momento in una mediocrità, nel depotenziare il nostro essere nel farci sentire mediocri, perché secoli e secoli e secoli di condizionamenti che il potere ha sempre conosciuto come indottrinare la mente degli altri, siccome i grandi hanno sempre conosciuto le grandi leggi e quindi hanno sempre saputo come funziona il potere della mente, il potere dell'essere umano. L'essere umano crea a partire dalla propria immaginazione e alla base di questo ci sono le proprie credenze. Più credi nella tua mediocrità, più hai paura dunque, più tu creerai immagini di penuria, immagini depotenzianti. E siccome nella mente viene creata la tua realtà che poi vedrai sulla parte della realtà appunto 3D, allora abbiamo creato fino a questo momento realtà di penuria, realtà depotenzianti, perché le nostre immagini erano immagini di dolore, immagini precarie, ok? Quindi il lavoro su di sé verte fondamentalmente nel riportare l'uomo alla propria divinità, al Dio Padre, all'Io Sono. E questo lavoro comporta una trasmutazione interiore funzionale al riconoscimento della maestria. Ok? Siamo tutti angeli incarnati e di conseguenza dobbiamo riconoscere tale maestria. Cosa significa riportare l'uomo a Dio? Abbattere le credenze limitanti attraverso la parola, attraverso il verbo, le affermazioni e una fede cieca nella grande legge. La grande legge è la legge dell'Io Sono. Quindi vi parlerò anche delle parabole della Bibbia attraverso cui possiamo proprio sperimentare tale destrutturazione e arrivare alla nostra maestria. Quindi la vita è una partita. È una partita che l'uomo sceglie di giocare quando si incarna sulla terra. Una partita, una sfida che ha proprio come obiettivo quello di elevarsi spiritualmente, facendo l'esperienza dell'illusione della dualità, al fine di ricordarsi chi è e da dove viene, ossia illuminarsi a se stesso e recuperare il proprio potere di creatore non diviso dal Padre, ma che è dentro di lui. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, ricordiamo. Questa partita può essere giocata con successo solo acquisendo la conoscenza della legge spirituale. L'Antico e il Nuovo Testamento ci mostrano proprio le regole secondo cui vivere con successo e attingere al massimo del potere in una certa incarnazione. E per esempio, Mosè
scoprì che Dio è la consapevolezza dell'essere dell'uomo. La consapevolezza di essere Dio è affermata centinaia di volte nel Nuovo Testamento. E quindi quando disse tante volte questa affermazione, il fatto che l'uomo è proprio Dio. Quindi la libertà dal dramma dell'illusione, della dualità, liberarsi da questo dramma, si ottiene quando l'uomo rinuncia a tutte le sue precedenti credenze in un Dio diverso da se stesso. E quindi rivendica Dio come sua consapevolezza, ok? Come sua consapevolezza di essere. Come fecero proprio Gesù e i suoi profeti. Trasformerai il tuo mondo con la realizzazione che io e mio padre siamo uno. Ok, questa affermazione, io e mio padre siamo uno, ma mio padre è più grande di me. Cosa vuol dire questa affermazione di Gesù? Vuol dire che la coscienza, essendo Dio, è il padre. Ok, la coscienza dunque, essendo Dio, è il Padre. La cosa che voi siete coscienti di essere è il Figlio, che testimonia suo Padre. È come il concepitore e le sue concezioni, mi spiego? Ok. Il concepitore è sempre più grande delle sue concezioni. Eppure rimane sempre uno con la sua concezione. Ecco, Gesù scoprì questa grande concezione e si dichiarò uno con Dio. E non un Dio che l'uomo aveva modellato, mi spiego? Infatti disse, il regno di Dio è dentro di voi. Quando fu detto che Gesù si alzò e andò da suo padre, ok? Cosa significa veramente questa cosa? Cosa significa dunque, alla luce di questa verità, questa cosa? Significa che Gesù si alzò nella coscienza fino al punto in cui era solo cosciente di essere, al di là delle sue concezioni, trascendendo così le limitazioni della sua attuale concezione di sé chiamato Gesù. Cioè il figlio si eleva alla coscienza del padre, mi spiego? Ok, la concezione di essere Gesù si eleva alla concezione di essere, prima di essere poi Gesù, cioè il figlio. Quindi possiamo anche intendere adesso cosa significa quando viene detto dovete nascere di nuovo se siete insoddisfatti della vostra attuale espressione nella vita, no? L'unico modo per cambiarla è distogliere completamente l'attenzione da ciò che vi sembra così reale e salire nella coscienza a ciò che desiderate essere, come ha fatto Gesù. Quindi, togliere l'attenzione dallo stato di coscienza che ha creato la vostra attuale concezione di figlio e metterla su un altro stato di coscienza. Esempio. Io sono magnifica. Io sono sana. Questo significa morire ad uno stato di coscienza e vivere, cioè rinascere all'altro. Ok? Il nostro sistema, come vi stavo dicendo all'inizio di questo video, è stato un sistema depotenziante, ci ha viziato, facendoci credere nella mediocrità. E quindi ci ha educastrati a vivere, facendoci credere il contrario di tutto questo. E quindi realizzando pensieri, immagini e affermazioni di mediocrità.
adesso, agli albori della nuova età dell'oro, noi abbiamo la possibilità di praticare finalmente la legge che non è più al servizio di pochi, bensì ormai alla portata di tutti. Non ci sono più scuse, ragazze mie, alla consapevolezza. E quindi la consapevolezza della legge e fiducia solo nella legge ci fa elevare in coscienza, ossia muoriamo ad uno stato e risorgiamo all'altro, proprio come Gesù. E le parabole e gli insegnamenti della Bibbia ci insegnano che tutto il gioco della vita verte sul dare e sul ricevere, proprio come se fosse simbolicamente un 6 di denari, dei tarocchi. Ciò che semina l'uomo raccoglie. E questo significa che tutto ciò che l'uomo esprime in parole, pensieri, e quello stesso tornerà a lui. Quello che dà, riceve. Se dà odio, riceve odio. Se dà amore, riceve amore. Se dà bugie, riceve bugie. E voi, molti di voi potreste dirmi, io ho dato solo amore, io ho dato... Sì, ok. Stiamo parlando di una legge anche del karma, della compensazione. Quello che noi abbiamo fatto in un'altra vita o in altre vite viene compensato qui e noi lo compensiamo grazie alla conoscenza della legge. Finché noi non avevamo conoscenza della legge, allora noi non potevamo redimerci completamente dal karma. Adesso noi conosciamo la legge che nella misura in cui noi sappiamo che il verbo crea, in principio fu il verbo, quando noi affermiamo, se ci sentiamo malati, ok, siamo malati, eccetera, questo l'ho sperimentato personalmente, è miracoloso. Io sono sana, io sono sana, anche se sei con due gambe fratturate, con il dolore alla schiena, io sono sana, io sono sana, io sono sana. È la frequenza del verbo che va a sanare totalmente, o capacità di recupero inimmaginabile, ok? Quindi noi attraverso la trasmutazione del nostro vecchio sé accediamo alla grande conoscenza dell'io sono. Quando noi affermiamo una legge spirituale, quindi andiamo a sfidare le vecchie credenze del vecchio sé depotenziante, fenomeni di resistenza sono inevitabili, perché noi stiamo andando a squarciare il velo dell'illusione che si è talmente incollato su di noi che ci fa male e quindi arriva il dolore. Il dolore è di per sé trasmutativo anche quando siamo incoscienti della legge. La sofferenza però protratta è un peccato capitale. Perché la sofferenza protratta significa soffermarsi ogni volta sulle stesse questioni e non permettere alla ferita di cicatrizzarsi per farti elevare in coscienza. Come diceva appunto Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Non dobbiamo pensare che se stiamo facendo bene o male rispetto a quando abbiamo del dolore, magari si protrae nel tempo, quella non è sofferenza, ragazze. Quando noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, che il dolore è trasmutativo e che dura giorni, 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 ok? Quella non è una sofferenza, quello è un dolore che deve sgorgare e noi lo dobbiamo accompagnare attraverso la trasmutazione del fuoco. E mi viene in mente adesso la frase che c'è scritto sopra la croce di Gesù, alla scritta Inri, che ci dà proprio la misura simbolica di quello che noi facciamo quando trasmutiamo attraverso il dolore. Bene, la scritta Inri, che oltre al significato che tutti conosciamo, ossia Jesus Nazarenus Rex Judeorum, ossia Gesù Nazareno Re dei Giudei, il significato esoterico attribuito alla scritta è quello della via del fuoco e significa
Igne natura renovatur integra, ossia l'intera natura viene rinnovata dal fuoco. Il fuoco a tutti i livelli, denso, il fuoco che brucia il corpo, sottile, il fuoco che brucia le parti più grossolane della nostra personalità, meglio conosciuto con ciò che ci fa del male, ciò che ci dà dolore, e che bruciando, ossia quando soffriamo, polverizza il vecchio, plasmando il nuovo. E questo significa che solo il fuoco può trasformare ciò che dal fuoco prende forma, ossia l'intero universo e i suoi esseri. Ma cosa ci insegna questo? Che ogni creatura, prima o poi, nella sua storia, deve affrontare il fuoco e diventare una fenice. E quindi, per tornare al significato della croce, la resurrezione che molti di noi hanno già affrontato riconoscendo il proprio io sono e che altri si apprestano a vivere. Ecco, la resurrezione è possibile solo attraverso il fuoco dell'anima che brucia le parti più dense della materia, polverizzandole, sia la materia densa sia la materia sottile, che è l'emozione più densa. Quindi il significato esoterico attribuito alla via del fuoco, che è l'unica trasmutazione possibile. Ossia, è l'unica via per il ritorno all'uno, ossia al Padre, all'io sono. Infatti, quando il lavoro di consapevolezza inizia, noi sfidiamo il vecchio sé, gli stati di resistenza che sono inevitabili. Noi attraversiamo tante vie del fuoco, in modo consapevole. E quindi è quel fuoco che va a trasmutare cose ataviche, talmente ataviche, che noi non abbiamo memoria, non possiamo avere memoria. E siamo nel momento storico chiamato Kali Yuga, agli albori dell'età dell'oro, non siamo ancora nell'età dell'oro, in cui tale consapevolezza deve essere metabolizzata e diffusa. Ossia il momento più buio dell'umanità in cui l'uomo ha perso completamente il contatto con la sua divinità, col suo io sono. E adesso lo stiamo recuperando, noi siamo i pionieri di di questo recupero, mi spiego? Ok. Quindi a cosa serve l'immaginazione? Immaginazione viene dal latino in me mago agere, che significa lascio agire il mago che è in me. È una facoltà data all'essere umano proprio per creare. E quindi è come se fosse il grande serbatoio creativo, laddove alberga il progetto prima della manifestazione nella realtà 3D. Ciò che vediamo con l'occhio della mente è il progetto su cui si plasmerà la creazione nella realtà 3D di terza dimensione. Nella misura in cui puoi immaginare qualcosa, quella cosa è già disponibile per te. Altrimenti non l'avresti potuta immaginare, cioè non l'avresti potuta nemmeno concepire. Ok? Noi in questa sede ci occupiamo proprio di ridare il vero significato alle cose, di ridare la verità, di proprio sguainare la verità e lasciarla libera di procedere in ogni nostra cellula. Quindi, rispetto proprio all'immaginazione, torniamo alle parabole della Bibbia. E come citato nei Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore e la tua immaginazione con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Questo significa che tutto ciò che l'uomo immagina prima o poi si manifesterà. È chiaro, no?
ciò che l'uomo immagina costantemente. Sono immagini che si imprimono nel subconscio, ossia quella parte che farà manifestare concretamente tali immagini nella realtà visibile, cioè nella 3D. E questo, ragazze mie e ragazzi miei, vale per tutto, da ciò che amiamo a ciò che temiamo, ok? Ad esempio, se temiamo una certa malattia, e il terrore è forte, tanto da imprimersi nel subconscio, allora si manifesterà quella malattia. Se il terrore è tale da imprimersi nel subconscio. Ora apro e chiudo una piccola parentesi sulla malattia, non è questa la sede, poi ne faremo altri video. L'uomo fino ad oggi si è evoluto tramite l'alchimia inferior, ossia soltanto attraverso profondi dolori psico e fisici, riusciva ed è riuscito fino adesso a trasmutare le sue zone d'ombra. Quindi, siccome lo scopo dell'uomo sulla Terra è giocare quella partita che gli faccia vincere e superare se stesso nel riconnettersi all'unità, ossia al suo potere, al Padre. Ecco che ecco, tale ascesa è stata possibile solo nel dolore. Quindi la malattia sul piano fisico arriva per farci guarire spiritualmente, ragazze. Cioè la malattia è una disarmonia psico-spirituale e arriva per farci guarire spiritualmente. Per comprendere il ruolo della malattia bisogna intendere la vita quale eterna. Ok? Il ciclo delle incarnazioni attraverso cui l'uomo, incarnandosi, prende sempre più coscienza del suo potere divino e quindi armonizza di volta in volta gli aspetti in ombra di se stesso attraverso l'esperienza della malattia e del dolore. In questa ottica dobbiamo vederla la malattia e il ruolo di guarigione che la malattia ha. Quindi, quando abbiamo molta paura di una certa malattia, è come se a livello simbolico avessimo paura del messaggio simbolico che tale malattia ci porterà ad integrare. E se quella malattia ci arriva, significa che non siamo riusciti coscientemente, ad integrare tale messaggio. E cosa fa la malattia? La malattia dunque arriva per aiutarci a integrarlo. È paradossale, ma è questo. Questa è un'altra delle verità. Per comprendere il vero ruolo della malattia, dobbiamo necessariamente guardare il tutto da una prospettiva più ampia. Quella reale, quella divina è quella reale. Per esempio, nelle malattie più importanti, come un tumore, la persona sta facendo un salto iniziatico straordinario. Ossia, in quel momento l'anima sta esultando mentre il corpo soffre disperatamente. L'evoluzione di quella persona è straordinaria in quel momento. E se la porterà l'evoluzione che sta facendo quella persona con un tumore, quell'evoluzione se la porterà nella vita successiva, nel caso in cui la sua anima scegliesse di lasciare il corpo, è chiaro? E quando decide di lasciare il corpo una persona con un tumore, sapete perché lo fa? Perché quel DNA o quel corpo specifico non è più in grado di supportare la luce del corpo divino che quella persona è diventata. È diventata una luce talmente ampia che quel corpo, grazie alla trasmutazione, non può più supportare quella frequenza di quel corpo.
e quindi si incarnerà di nuovo con una consapevolezza enorme. Il ruolo della malattia è proprio qualcosa di pazzesco per l'anima, ok? E quindi va compresa con la consapevolezza, ok? Ora, ragazze, non entro in questa sede nel merito dei tumori e delle grandi malattie infantili, ok? Perché non è oggetto di questo particolare video di oggi, ok? Posso solo dirvi che le malattie infantili sono un bilanciamento karmico della vita precedente, in accordo con le anime dei genitori e parenti. Ma ne parleremo magari in un altro video. Ora, stavamo dicendo che è il nostro subconscio a registrare gli eventi che manifesteremo. Ecco perché è di fondamentale importanza lavorare sulle credenze nuove da imprimere al subconscio con affermazioni di potere. Il potere della parola. In principio fu il verbo. Immaginazione controllata e disciplina nell'addestrare il nostro apparato psicofisico viziato da vecchi condizionamenti che hanno proiettato una realtà di penuria. Perché? Il perché non, perché non faceva, perché hanno viziato le persone, perché non faceva gioco a nessun potere, a nessun sistema, avere gli uomini autocoscienti del proprio potere, no? I ribelli ci sono stati, da Giordano Bruno a tantissime altre figure, ma non faceva gioco a nessuno, avere degli uomini consapevoli del proprio potere, è chiaro? Questo l'ho spiegato spesso. E quindi la nostra immaginazione deve essere addestrata a immagini di successo, a immagini belle, perché chiunque avrà tale immaginazione di successo, di bellezza, porterà nella sua vita ogni meraviglia possibile che il suo cuore desidera, perfetta espressione di sé, i suoi più alti ideali. Per capire come funzionano le cose e indirizzare dunque la nostra immaginazione creativa in modo consapevole, dobbiamo capire come siamo fatti. Allora, abbiamo tre parti, tre dipartimenti della mente: il subconscio, il conscio e il superconscio. Il subconscio non ha alcun potere di indurre l'uomo a fare qualcosa, ok? Perché il subconscio è come un computer che svolge programmi che gli sono stati impartiti, cioè come se gli avessero messo dei file, dei programmi, ok? È una macchina il subconscio, ok? Quello che l'uomo sente profondamente e crede profondamente essere vero viene impresso nella sua mente subconscia e viene realizzato nei dettagli. Cioè, quello che tu immagini di te stessa o di te stesso e che hai immaginato con le tue credenze fino a questo momento si è manifestato fino ad oggi. Fateci caso. Attenzione, non quello che avete sperato, ma quello che profondamente avete creduto veramente di essere. Soprattutto si è manifestato ciò che avete temuto di più. La maggior parte delle volte. Perché questo è frutto di false credenze depotenzianti del vostro vecchio sé, tanto così ben radicate da manifestarsi. Abbiamo poi la mente conscia, anche conosciuta come la mente umana, quella che vede la vita per quello che sembra, quello che sembra. La mente della 3D, detta grossolanamente, ecco,
ossia quella che si attiene alla realtà della terza dimensione, della dualità, del diviso, brutto bello, bianco e nero. Ok. Questa parte della mente vede la dualità e dunque vede la morte, il disastro, la malattia, le limitazioni di ogni tipo. E questa parte della mente è proprio questa, la parte della mente che impressione e suggestione del subconscio, mi spiego. E poi abbiamo la mente superconscia o il superconscio, che è la mente di Dio, ossia il Padre che abita in ciascuno di noi, il regno delle idee perfette. In questa parte della mente, il superconscio, si trova il disegno divino per ogni persona. Ogni persona ha un disegno divino specifico, che sarà diverso da un'altra persona. C'è un posto che tu stai per occupare e che nessun altro può occupare. C'è qualcosa che stai per fare e che nessun altro può fare. C'è un'immagine perfetta di questo nella mente superconscia. E questa cosa che vi sto dicendo adesso, questa cosa di solito balena spesso nella nostra parte cosciente come un'idea irraggiungibile, come se fosse troppo bello per essere vero. In realtà, quello che stai vedendo è il tuo vero destino o la tua destinazione, mi spiego. E come vi ho spiegato anche nel mio video La vera legge di attrazione sulla playlist Risvegliare la coscienza, quando sentiamo un obiettivo grandioso, meraviglioso, non è tanto il raggiungimento di quell'obiettivo il vero scopo, ma chi diventiamo noi mentre perseguiamo quell'obiettivo. Perché è proprio quell'idea meravigliosa che lavora su di noi per elevarci ed evolverci, mi spiego? Non siamo noi che lavoriamo per quell'ideale, ma è l'ideale che lavora su di noi. Ma questo non ce l'hanno mai insegnato. Nessuno ci ha educato a giocare la grande partita della vita. E così per anni. Secoli abbiamo lottato per cose, situazioni che non ci hanno mai appartenuto per diritto divino, mi spiego, ignorando il nostro vero destino. Ecco perché molto spesso siamo stati vittime di fallimenti e insoddisfazioni, mi spiego, perché stavamo lottando per cose che non erano nostre. Ok, ma erano frutto di condizionamenti che ti hanno fatto credere che dovevi lottare per quella cosa. Ok? Ok, accumulando insuccessi e fallimenti, è chiaro, nella strada tua. Ok, vorrei adesso farvi un esempio su quando ci incaponiamo nel manifestare qualcuno o qualcosa. Ok, allora, siccome il compito dell'essere umano è riaccordarsi proprio alla sua natura divina e al suo potere, e quindi comprendere e manifestare la sua magnificenza. E quindi all'anima non interessa ripetere un ciclo di esperienza se ha già integrato le lezioni di quell'esperienza. Mi spiego? Ok. Come vi ho spiegato anche in un altro video, noi possiamo manifestare veramente tutto, tutto, nella misura in cui lo possiamo immaginare. Quindi, per anelare alla vera maestria e ascesa, dobbiamo essere profondamente umili e onesti con noi stessi. Nella misura in cui la manifestazione di una data persona ti sta comportando una sofferenza prolungata, ciò significa, e non dolore, ragazze mie, è una sofferenza, È molto sottile come cosa. Il dolore è trasmutativo e la sofferenza è qualcosa. Devi capire tu se tu ci stai ributtando là sopra di nuovo, ok?
Ok. Se i tuoi pensieri ti piace stare in quella zona comfort di negatività, perché è molto più facile stare in una zona comfort seppure negativa rispetto a una cosa positiva, e il vecchio sé che tira indietro, mi spiego? Ok. Quindi parliamo di sofferenza e non di dolore. Se questa manifestazione, questo lavoro su di te ti sta portando a una sofferenza prolungata, ciò significa che probabilmente la tua anima ti vuole portare oltre, verso una bellezza che tu non riesci ancora a immaginare. E tale sofferenza porta con sé un messaggio ben preciso. Ossia, quello dell'attaccamento a qualcuno per paura di non riuscire a reggerti da sola. Ma se lo scopo dell'incarnazione è riconoscere la bellezza in modo integro e intero, quella sensazione di magnificenza che si possiede sentendo che sei un intero e non una metà e non separato da niente, ok? Molto probabilmente quella relazione ti sta facendo integrare una lezione karmica che parla proprio di questo. E il volerlo a tutti i costi, quella persona, quella cosa, come fosse una stampella senza la quale non puoi stare in piedi, è un bisogno. Un bisogno. E quindi un baratto. Non è amore. Ok? La cosa è molto sottile, ragazza mia. Okay. Vi rimando a tutti i video sulla playlist Risvegliare la coscienza delle fiamme gemelle, anime karmiche, ok? Tutti. Forse quello che tu coscientemente vuoi non è quello che la tua anima vuole. Potremmo parlare di rapporti karmici in questo caso. Attenzione! Fatto sta che tu lo puoi manifestare lo stesso, anche quello, quella persona lì. Ok? Le fiamme gemelle sono un'altra storia. Il dolore di fiamma si confonde molto spesso con le anime karmiche. Ok? Ma non ci fossilizziamo adesso su fiamma karmica, perché anche quando non è fiamma, la fiamma lavora sempre all'interno di te, facendoti vivere quante più esperienze karmiche possibile per anelare poi all'uno. Ok. Stavamo dicendo, le fiamme gemelle sono un'altra storia. Il dolore di fiamma è prima di tutto un dolore supportabile solo a coloro che sono pronti spiritualmente a supportare l'evoluzione di una porzione molto alta del pianeta Terra. Cioè sono dei maestri spirituali ad ampio raggio che partono, scusatemi, che portano l'esempio dell'integrazione della frequenza dell'amore incondizionato verso se stessi, prima di tutto. Ok? Accettazione totale di tutti gli aspetti di sé. Quindi portano la frequenza dell'amore incondizionato, della bellezza dell'uno, della meraviglia, ossia l'elisir dell'eterna giovinezza. Nelle fiamme non c'è più alcuna traccia di penuria. È il loro bene, è il bene di tutti. Ma ripeto, vi rimando al video sulle fiamme gemelle, a tutti i video sulla playlist Risvegliare la coscienza, ok? Ciò che accade negli altri rapporti, invece, è sempre qualcosa di analogo, ma su una scala più piccola. Ossia, essendo l'obiettivo di ogni uomo ed ogni donna lo stesso, attraverso ogni relazione, karmica, compagna, anima gemella, ok? Questi rapporti porteranno, ossia il rapporto porterà la frequenza della sua evoluzione al collettivo, cioè attraverso le relazioni karmiche di anime compagne, anime gemelle, la frequenza della sua evoluzione di ogni persona che vive determinate relazioni la porterà sempre al collettivo, perché l'obiettivo è quello di innalzare le frequenze del pianeta attraverso la consapevolezza dell'uno.
Quindi, in scala più piccola, tutte le persone che fanno esperienze di relazioni porteranno la loro frequenza, in scala più piccola e ugualmente importante, al collettivo che lo circonda. Un esempio di fiamme gemelle sono Gesù e Maddalena, ossia Yeshua e Miriam, per esempio. Quindi, quando state manifestando qualcuno, al di là della persona in sé, il lavoro di manifestazione è sempre un lavoro straordinario che facciamo su noi stesse per riprogrammare il nostro subconscio verso la versione migliore di noi stessi. E poi, se quando il nostro self-concept raggiunge, ossia il nuovo concetto di noi stessi attraverso le affermazioni dell'io sono magnifico, io sono potente, io sono geniale, io sono creativa, ok, raggiunge il nostro self-concept, quindi un certo spessore, e noi iniziamo a sentirci degne di amore infinito e meravigliose e piene di autostima, allora, se quella persona la reputiamo ancora degna di noi, certamente, e dico certamente, sottoscrivo, si manifesterà. Nel lavoro di manifestazione ci saranno certamente delle resistenze che il nostro sé vecchio ci tenderà. Allora, lasceremo fluire con le lacrime. E in quella trasformazione che il dolore ci farà, mano a mano saremo sempre più in grado di riconoscere cosa veramente ci fa bene e cosa invece non fa più bene per noi, comprese persone specifiche che stavamo manifestando. Ecco perché il corretto lavoro su di sé porta allo sgorgare di una profonda umiltà e onestà verso se stessi. Il dolore ripulisce le vecchie fondamenta a cui ci attaccavamo, facendo sgorgare in noi una nuova versione che è proprio la visione delle immagini pure del nostro meraviglioso destino. Quello di cui parlavo prima, quel destino che solo noi possiamo compiere, quell'opera che solo noi possiamo realizzare. A tutto questo porta il lavoro che facciamo su noi stessi, a partire dal pretesto di voler manifestare una persona specifica o altro. E vi ripeto, che tutto si manifesta a cui noi suggestioniamo il subconscio. Ok? Tutto. E molto spesso, quando si manifesta, per esempio, una persona specifica, dopo poco scopriamo che non lo vogliamo più, perché siamo cambiate. E ci accorgiamo che il karma si è bilanciato. Abbiamo integrato i doni spirituali che erano inerenti a quel senso di ossessione, attaccamento rispetto a quella persona. Ossia che quella persona ha innescato a noi. Abbiamo ripulito, grazie al dolore, alla trasmutazione, alla voglia cosciente di migliorarci. Il punto è liberarsi dall'attaccamento, ossia dall'idea di aver bisogno, come se fosse un bisogno fisiologico dell'altro per sentirsi integri. Quando invece l'obiettivo delle coppie in amore nella nuova età dell'oro è quello della condivisione pura della propria interezza fra loro e nel mondo intero. Quindi, detto questo, io vi dico che se quella persona specifica è quella perfetta per la tua evoluzione, non potrai mai perderla. Se invece non lo è più, riceverete il suo equivalente e vi innamorerete perdutamente. Perché succede spesso, ragazzi miei, che torna la persona specifica, nel 99% dei casi. Vi rifrequentate e dopo un po' ti accorgi che non è meraviglioso come pensavi. Allora succede che ne arriva immediatamente un'altra
e te ne innamori perdutamente. Quante volte ho visto succedere questa cosa? Tante volte, ragazze mie. Io per prima. E quindi, cosa è accaduto in questo caso? È accaduto che è in atto la legge della sostituzione, ossia un'idea giusta viene sostituita ad un'idea sbagliata, tra virgolette. Perciò non c'è stata nessuna perdita e nessun sacrificio. Mi spiego? Questo succede spesso con le relazioni karmiche. Per esempio, questo che vi ho detto adesso, no? Perché, ragazze mie, il lavoro su voi stesse che fate per manifestare una persona specifica, che cosa state facendo veramente? State lavorando su voi stesse per manifestare la versione migliore di voi stesse attraverso il pretesto della manifestazione di una persona specifica. E quando la persona specifica torna, se non è fiamma, tu ti accorgi che proprio non la vuoi più. È talmente bene lavorato su di te, eliminando l'ossessione, la compulsione, vivendoti quell'angoscia, eccetera, che tu subito dopo ne incontri un'altra che bam, ti innamori subito. E sei talmente così alta di frequenze che benedici la prima specifica. Mi spiego. Con le fiamme gemelle accade una cosa simile, ma su una frequenza diversa. Tu hai eliminato l'attaccamento, hai eliminato tutto. Quando ritorna la fiamma, ritorna proprio il Cristo sceso in terra. Ma tu non lo vedi più su quel piedistallo lì. Lo vedi al tuo pari. Mi spiego? Tanto che il lavoro su di te che hai fatto ti ha fatto sviluppare talmente un'umiltà tale che tu gli sei devota e allo stesso tempo la devozione è un sentimento talmente alto che ti mette al di sopra. Sei tu sul piedistallo con la devozione per il tuo maschile. È qualcosa di... che le fiamme lo sanno di cosa sto parlando, che è un percorso di fiamma. Quindi è sempre meraviglioso ed è tutto perfetto, ok? Anche perché l'attesa della fiamma che ritorna è un'attesa, o meglio, l'attesa a cui si deve arrivare, il tipo di attesa, è un'attesa che non è un'attesa. Cioè l'attesa della fiamma è un'attesa attiva, è piena. Cioè tu ti stacchi da tutto, inizi a condividere la tua gioia con le persone, incontri e conosci ragazzi nuovi, ti confronti, metti anche la possibilità di averci delle relazioni. Hai staccato tutto l'attaccamento perché tu ami la tua fiamma a prescindere. È chiaro? È una cosa sottilissima. Il rapporto o il processo di fiamma è qualcosa supportabile a chi è già predisposto ad avere un impatto frequenziale sul collettivo, una grossa porzione dell'umanità. Ti apri a tutto, ti sei aperta a tutto, non è più un'attesa quella della fiamma, cioè quando si tramuta tutto, processi di fiamma dolorosissimi, qualcosa di inimmaginabile, ma tu senti qualcosa che va oltre te stessa. E allora, la fiamma, parlo per esperienza personale, torna quando tu sei talmente sicura di questo amore che hai iniziato ad aprirti alla vita, a persone nuove, a conoscere persone nuove. Quelle persone nuove non tolgono niente alla tua fiamma, perché l'amore di fiamma è strutturato ormai all'interno di te. La fiamma sei tu e nessuno può portarti via tu. Cioè nessuno può portarti via te. Di conseguenza
Ecco perché l'altro riceve istantaneamente questa informazione, non c'è più bisogno del processo alchemico trasmutativo che va dalla nigredo, albedo, rubedo. La rubedo è già compiuta, parlando in termini di alchimia, ok? Ma vi rimando, ragazzi miei, ai video sulla playlist Risvegliare la coscienza, dove c'è tutto il processo di tramutazione, trasmutazione del dolore alchemico per ritornare all'io sono, al padre, ok? Un'altra cosa importante è quella di fare molta attenzione alle vostre parole e a non scherzare su voi stessi, ok? Per esempio, ripetiamo, siccome in principio fu il verbo, ossia la parola che crea, attenendoci alle dottrine, alle scritture, su come si gioca la partita della vita, allora attenzione a non scherzare con voi stesse, su voi stesse. Anche quando scherzando, tra virgolette, fate battute infelici su di voi, ok? Prendendovi in giro, per intenderci, mi spiego? Ragazze, non fatelo. Mai. Cioè, qui stiamo proprio riscrivendo la storia, ragazze mie. Le regole del gioco e come va giocato. Ripetetevi l'affermazione, io sono un'irresistibile calamita per tutto ciò che mi appartiene per diritto divino. Spirito infinito, aprimi dunque la tua strada di infinita abbondanza. Da ripetervelo continuamente. Perché c'è abbondanza e bellezza per tutte, ragazze mie, per tutti. Ma spetta all'uomo fare la prima mossa, proprio come ci insegna Gesù quando dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Matteo 7:7. Niente può frapporsi fra l'uomo e la realizzazione dei più alti ideali del suo cuore, tranne il dubbio e la paura. Quando l'uomo riesce a desiderare senza preoccuparsi, ogni desiderio viene immediatamente esaudito. La paura è il solo nemico dell'uomo. Gesù disse: perché avete paura, o gente di poca fede? La paura ci fa perdere la fede nel bene, spingendoci alla fede nel male. Lo scopo dell'uomo sulla terra è riaccordarsi al suo bene supremo e perseguirlo senza paura. Questo lo facciamo attraverso il lavoro su noi stessi, con affermazioni, immagini, pensieri e sensazioni di successo. Il subconscio è il nostro servitore, che registra tutto, ma proprio tutto di noi. Ed è proprio il subconscio che noi stiamo andando a riformattare affinché venga suggestionato dal nostro successo piuttosto che dalla nostra paura di essere nella penuria, piuttosto che dalla penuria. Ok? Quindi affermiamo: io ora cancello ed elimino tutti i vecchi programmi del mio subconscio. Essi ritornano alla polvere. Io ora imprimo nuovi e perfetti programmi, programmi di salute, ricchezza, amore e autentica espressione di sé. Quello che ci insegnano le scritture è che ogni uomo ed ogni donna può accedere direttamente a ciò che appartiene loro per diritto divino. E per manifestare ciò che gli appartiene è necessario l'ausilio della parola, ragazze. Devi dire, chiedi e ti sarà dato. Tutti noi, dunque, dobbiamo avere una fede totale nella parola.
Isaia dice: così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che voglio. È andato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55:11. Vi faccio adesso un esempio di come si fa ad agire come se fosse già realizzato. Ok. Dovete fare qualcosa che vi può costare fare. Ad esempio, avete bisogno di 3.000 euro per fare una cosa importante. Ok? Bene, allora. Andate al ristorante dove non andreste mai, finché perché è troppo caro, però volevate sempre andare lì. Ecco, andate al ristorante. Se avete la disponibilità per andare a quel ristorante, ok? Fate qualcosa che vi può costare fare e festeggiate l'abbondanza. Ragazzi, vi dico questa cosa perché quando perché l'ho sperimentata, ok? Quindi vi passo proprio la frequenza, le mie parole parlano della frequenza su come indirizzare la cosa. Ho fatto un esempio adesso. Oppure, fate qualcosa che preannuncia il fatto che voi quei soldi li avete già. Ok? E questo l'ho sperimentato, ripeto, personalmente. Quando offrì a tutti con gli unici soldi che avevo. E pochissimo tempo dopo arrivò il denaro, con un lavoro inaspettato, qualcosa che proprio chi se lo sarebbe mai immaginato? Cioè, ma l'ho fatto apposta per mettere alla prova la legge, ok? Ok, oppure non uscivo da mesi, per esempio, a comprarmi nulla, perché non stavo lavorando, c'erano grossi problemi economici, ok. Beh, un giorno decisi di uscire con la mia migliore amica a fare shopping, ok? Non uscivo da mesi, ragazzi, da me c'è manco un paio di calzini, niente. Allora, utilizzai la carta di credito andando sotto di 1.000 euro. E fu una roba proprio sfidare la legge, perché sapevo, perché avevo già fatto la... avevo già offerto agli altri quella volta che vi ho raccontato prima, ho detto vabbè, mo succede di nuovo, vediamo che succede. Quindi, tanto che andai sotto 1.000 euro, mi chiamò la banca per dirmelo. Io, il mio vecchio sé, un attimo così, oddio, oddio, no, no, però io ho fiducia, io ho fiducia. Beh, ragazze mie, un mese dopo guadagnai 3.000 euro. Successe una cosa... e con un lavoro fatto 3.000 euro, boom. Ma io lo sapevo, avevo avuto fiducia in quella cosa, anche se la mia personalità sbraitava, io avevo fede. Ecco ragazze, dovete sfidare la vostra credenza e vi costa farlo, quindi vi accorgete che state sfidando la vostra credenza, cioè vi accorgete che state andando nel verso giusto quando vi costa fare quella cosa e la fate lo stesso, ok? Ok. Se chiedi il successo e ti prepari al fallimento, otterrai la condizione per cui ti sei preparato. State manifestando di comprare, per esempio, una casa nuova? Ok, bene. Andate a comprare le coperte della camera da letto. Andate a comprare le tovaglie nuove, anche se non c'è la casa nuova. Ok? Ci vuole pratica, ci vuole disciplina, disciplina nel gioco della vita, disciplina proprio nello sfidare le nostre credenze. Ci vuole pratica, disciplina, costanza e fede nella legge. Come vi dico sempre, l'ora più buia è sempre quella che precede l'alba. Perché è sempre più buio prima dell'alba? Perché, come vi dico spesso, nelle letture, nei tarocchi che facciamo, settimanali, come vi spiego in tutti i video,
perché una grande realizzazione è di solito preceduta da tormentosi pensieri. Perché, ripetiamo, che dopo aver affermato una grande verità spirituale, ossia io sono la grande potenza, io sono unica, io sono meravigliosa, io ho un lavoro meraviglioso, io ho un compenso meraviglioso, tu vai a sfidare la vecchia credenza, ok? E quindi noi lanciamo una sfida alle vecchie credenze del subconscio. E quindi le reazioni di resistenza sono inevitabili. Ecco, questo è proprio il momento in cui si devono ripetere assiduamente le proprie affermazioni di verità e gioire e ringraziare per ciò che si ha già ricevuto. Voi mentre state nella sensazione, questo lo dico proprio per esperienza personale, no? Dei pensieri tormentati, e non ce la faccio, e non faccio così. Ok, mentre state lì e al contempo vi ripetete le affermazioni, ragazze, voi non avete idea di che cosa sta succedendo dentro di voi. È chiaro? Ve lo dico io, lo sottoscrivo io questa cosa. È chiaro? Ok. Ognuno di noi riceve solo ciò che si vede ricevere, ossia ciò che riesce a immaginare. In me mago agere. Quindi noi riceviamo solo ciò che ci vediamo ricevere, indirizzando coscientemente la nostra immaginazione verso il nostro obiettivo. Che cosa significa? Riceviamo solo ciò che ci vediamo ricevere. Significa che noi riceviamo solo ciò che riusciamo a immaginare che riceviamo, con l'occhio della mente, che è la parte creativa e il progetto su cui poi si plasma la realtà 3D. Allora ci riagganciamo alle parabole della Bibbia, a conferma di questo. Ai figli di Israele fu detto che avrebbero posseduto tutte le terre che sarebbero riusciti a vedere. E questo è vero per ogni uomo. Cioè, l'uomo possiede solo la terra che vede con la sua visione mentale. Ogni grande opera, ogni grande manifestazione è stata portata avanti attraverso la visione. E spesso, appena poco prima del grande successo, arriva un apparente senso di fallimento e di scoraggiamento. Tuttavia, conoscendo oggi le leggi spirituali, noi gioiamo perché sappiamo come funziona. Quindi, colui che conosce le leggi spirituali gioisce nonostante tutto, gioisce pur essendo ancora in cattività, ossia gioisce quando ancora il successo che sta per arrivare non è stato ancora raggiunto. Ossia, mantiene ferma la propria visione e ringrazia che ciò che chiede lo ha già ricevuto. Allora Gesù fa un altro grande esempio su questo, di questo particolare passaggio, quando dice: non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. La chiara visione di Gesù trafigge il mondo della realtà 3D, penetra con chiarezza nel mondo della quarta dimensione, cioè la dimensione delle cose come sono realmente. Così, per realizzare e manifestare ciò che desideriamo, ognuno di noi deve sempre mantenere attiva la visione del compimento dell'obiettivo,
agire come se lo aveste già ottenuto. Perché questi obiettivi sono già presenti e realizzati. Perché, come vi ho spiegato in altri video sulla playlist Risvegliare la coscienza, quando Dio, il Padre, l'intelligenza divina, chiamiamola come vogliamo, ha fatto la creazione è già finita. Ok? E quindi noi non creiamo nulla, diciamo creiamo per comodità, noi manifestiamo e basta. Noi attingiamo alle possibilità che riusciamo a immaginare, assumendole con le affermazioni, e andiamo a manifestare tali possibilità che sono già create nella misura in cui le puoi immaginare, vedere con l'occhio della mente. Quindi la creazione non si manifesta per l'uomo, ma attraverso l'uomo. Ora, una delle affermazioni potentissime per azzerare la paura è questa. Io metto questa situazione nelle mani dell'amore infinito e dell'infinita saggezza. Se, e dite la situazione specifica. Quindi, se situazione specifica è nel piano divino, lo benedico e cesso ogni resistenza verso di esso. Se non è nel piano divino, ringrazio perché esso è ora dissolto e scomparso. Allora, abbiamo capito il potere dirompente della parola. Attraverso la parola, l'uomo crea di continuo leggi per se stesso. Quando tu affermi qualcosa è una legge per te, cioè per il Dio tuo, io sono. Quindi vi rimetto l'attenzione su ciò che anche ridendo e scherzando dite di voi stesse o di voi stessi. Ok? Per esempio, non dite perdo sempre questa cosa, oppure faccio sempre così. No, mai. Attente al vostro dialogo interno. Ok? Ok. Ricordiamo un'altra cosa rispetto al fatto di superare noi stessi, che poi non è altro che le nostre vecchie credenze limitanti. Chi è disposto a fare una cosa che ha paura di fare, finisce che non ha neppure bisogno di farla. Questa è la legge della non resistenza. Il coraggio esprime genio e magia. Cioè, affronta una situazione senza paura e non vi sarà alcuna situazione da affrontare. Allora, come lavorare su noi stessi grazie allo specchio che gli altri ci fanno? Ricordiamo che ciò che un uomo dice di un altro sarà detto di lui, e ciò che desidera per un altro lo sta desiderando per se stesso. Ok? Questa è l'altra legge, o meglio, sfaccettature della legge. Se un uomo augura ad un altro uomo cattiva fortuna, egli stesso attrarrà cattiva fortuna. Se un uomo desidera aiutare qualcun altro affinché quell'altra persona raggiunga il successo, sta desiderando e aiutando se stesso per raggiungere il suo successo. Il subconscio viene rinfrancato dai pensieri corretti.
Quando il subconscio è suggestionato dai pensieri corretti del superconscio, cioè l'io sono, Dio e l'uomo diventano uno. Ricordiamo, io e il Padre siamo uno. In questo modo l'uomo riconosce la sua natura divina e l'essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Egli riconosce di avere il potere e il dominio su tutte le cose create, sulla mente, sul suo corpo e sui suoi affari. Adesso analizziamo un'altra parabola. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguono. Matteo 55, 44. La benevolenza, la benedizione, gettano una potente aurea di protezione intorno a chi la invia. E nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Isaia 54, 17. In altre parole, quando noi facciamo la benedizione a qualcuno, io ti benedico, ok? La benedizione, dunque, distrugge il nemico in noi stessi e apre la strada al miracolo istantaneo. Se per esempio vi accade qualcosa e avete timore per qualcosa, dovete assolutamente esprimere la formula magica della benedizione per rettificare il tutto istantaneamente, perché ciò che vi è accaduto è frutto del vecchio sé di paura e preoccupazione. Ok? Voi dovete benedire tutto, ragazze mie e ragazzi miei. Cioè, sono formule magiche di miracolo istantaneo. È un incantesimo istantaneo nel bene. Tutto ciò che vi accade, come vi ho detto anche in altre stese settimanali, ok? Io vi ripeto sempre, quando vi accade qualcosa di sgradevole o... Perché? Perché la vostra, quando iniziamo un lavoro su noi stessi, allora sfidiamo le vecchie credenze, quindi la realtà fuori, la 3D... Prima di manifestare le grosse cose della vostra grande immaginazione, deve esaurirsi il vecchio sistema, il vecchio 3D, nella realtà esterna. Ok? Quindi, vi possono capitare degli incidenti, degli intoppi, qualcosa. Ok. Allora tu prendi quell'occasione per praticare la magia, per un miracolo istantaneo. E dici, tipo, si rompe una brocca d'acqua, ti tamponano, il tamponamento in macchina, o si rompe qualcosa, succede qualche cosa, qualsiasi cosa, ragazze mie, qualsiasi cosa di angusto, ok? Allora tu dici, io battezzo questa situazione come successo, ok? Oppure, rispetto a una persona che non vi sta a genio, qualche cosa che sentite dentro di voi rispetto a qualcuno. Io ti benedico. Io benedico questa situazione come successo. Basta. E vedrete miracoli istantanei. E quindi cosa accade? Accade che attraverso il potere della parola ogni fallimento che si può sperimentare viene trasformato in successo. Questo serve a far fluire la resistenza a ciò che è accaduto. Perché se non lo fate, questo ve lo potete ricordare ogni volta che vi è successo qualcosa e voi avete imprecato contro, no? Quella è resistenza, ok? Quindi io battezzo questa situazione come successo serve a far fluire la resistenza a ciò che è accaduto e a far accadere miracoli successivi.
Oppure, se incontrate o avete a che fare con persone che non vi stanno molto a genio, okay? O che non la pensano come voi, eccetera, ok? Allora, ripetete questa affermazione. Ogni uomo e ogni donna che incontro è un anello d'oro nella catena della mia vita di ricchezza, felicità e abbondanza. Ok? Sapete perché? Perché ogni uomo ed ogni donna sono Dio che si manifesta e che danno a chi li riceve l'opportunità di seguire il piano divino della propria vita. Ogni evento ed ogni persona che incontriamo sono messaggeri divini per noi. Benediciamo dunque il messaggero ed ogni bene verrà a noi. Benedici il tuo nemico e lo priverai di tutte le munizioni. Attraverso la comprensione delle grandi leggi spirituali, noi dunque applichiamo immediatamente la legge della non resistenza. Quando noi facciamo il battesimo di una situazione o benediciamo una persona, noi attiviamo la non resistenza, non abbiamo resistenza. Anche se ci può sembrare il contrario, con la mente, tu fai il battesimo o benedici, tu togli la resistenza. Quindi anche quando stiamo manifestando qualcosa, ok? Se avete problemi, ma nel senso, ma che sto facendo resistenza, tu benedici. Ok? E la resistenza viene tolta via istantaneamente. La benedizione è dunque la chiave per la legge della non resistenza. Nella benedizione fluisce l'abbondanza. Se entri nella consapevolezza che una cosa avversa è in realtà una cosa buona, che ti serve in qualche modo, non sarai più disturbato da essa. Ed essa cederà sotto il suo stesso peso. Un'altra frase da utilizzare come parola di creazione, verbo di creazione è: niente mi turba. La situazione disarmonica esterna dipende ovviamente sempre da una disarmonia interna che abbiamo proiettato. Frutto del nostro vecchio sé. Quando neutralizziamo la risposta emotiva ad una situazione disarmonica, la situazione disarmonica svanisce dal nostro percorso. Tu cambi e cambia l'esterno. La vita è uno specchio. Un'altra cosa che voglio dirvi riguardo il passato. Allora, quando ci focalizziamo troppo sul nostro passato, stiamo uscendo fuori dal nostro destino. Focalizzarsi o vivere addirittura nel passato, nei ricordi, il trauma, il dramma, ok? È una violazione della legge spirituale. Vivere pienamente il presente, il qui ed ora. E vi ho detto tante volte come si fa per mantenere alte le frequenze tenendo fede a una delle altre grandi leggi inconfutabili. Vivi come se fossero gli ultimi istanti della tua vita e impara come se dovessi vivere per sempre. Dovete vivere come se fossero gli ultimi 10 minuti della vostra vita, ogni secondo. Allora le frequenze ve le alzate, perché la realtà è quella. Non sappiamo quando la nostra esperienza terrena finirà.
E da un momento all'altro, può essere da un momento all'altro, perché questa è la verità. Mentre noi ci stiamo rovellando sul passato, problemi, difficoltà, poi boom, e finisce. Ed è così, questa è la legge, no? Quindi, vivi come se fossero gli ultimi 10 minuti della tua vita. Vedrai un miracolo dopo l'altro. E questo è un modo per vivere bene il presente, tenendo alte quelle frequenze che fanno distruggere quella realtà 3D delle vecchie credenze. E attrarre le grandi manifestazioni anche in modo molto rapido. Quindi vivere pienamente il presente, perché è la base su cui il nostro futuro si sta costruendo. L'uomo deve vivere nell'adesso, vivo e totalmente attivo nell'adesso. Un modo, per esempio, per iniziare magnificamente la giornata è affermare la gratitudine e il servizio, perché ricordiamo che la parola crea. Io sono grata per questo nuovo giorno. Grazie Padre, che sia un giorno di bellezza e completamento. Io sono nella grazia. Ogni miracolo seguirà miracolo e le meraviglie non finiranno mai. Fatelo ogni giorno e vedrete meraviglie e miracoli accadere. Un'altra delle affermazioni che è stata per me molto potente è questa. Rispetto al lavoro, anche quando non ce l'avevo, il mio lavoro meraviglioso, è stata questa. Io ho un lavoro meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso, io offro un servizio meraviglioso per un compenso meraviglioso. E quindi ditevela anche se non avete ancora il lavoro, ok? Perché appena la dite si costruisce. Oppure se volete aprire un'azienda, una ditta, un business, cambiate con lavoro, con business. Cioè, io ho un business meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso. Offro un servizio meraviglioso per un compenso meraviglioso. Ok? Riceviamo sempre ciò che diamo. I nostri pensieri, parole e azioni ritornano sempre a noi con una precisione pazzesca. Questa è la legge del karma. Che vuol dire karma? In sanscrito significa azione, reazione, causa, effetto. E un'altra cosa fondamentale, ragazze mie, è che più l'uomo conosce e più è responsabile delle azioni della sua vita. E quando un uomo conosce le leggi spirituali ma non le applica, è condannato di conseguenza a soffrire di più di colui che le ignora, ma a vivere miliardi di volte meglio nel momento in cui le applica. Okay? Il senso è proprio prendersi la responsabilità di aver creato tutto noi e adesso non delegare più all'esterno in modo depotenziante il proprio potere, recuperarlo e praticarlo. Quando un uomo conosce leggi spirituali e ha una consapevolezza tale che non può più sottrarsi. È l'uomo che vede, pensa e crea il suo successo come il suo fallimento, prima che questi si manifestino nella realtà. È chiaro? Gesù disse: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32. Vediamo così che
la libertà da tutte le condizioni infelici passa attraverso la conoscenza della legge spirituale. Perché, ragazzi miei, vi spiego questa cosa. La legge obbedisce all'uomo quando l'uomo obbedisce alla legge. Per esempio, bisogna obbedire alla legge dell'elettricità prima di avere il dominio su di essa, in modo tale che la legge dell'elettricità si ponga al nostro servizio. Mi spiego? Quando la legge dell'elettricità viene gestita dall'ignoranza, diventa nemica mortale dell'uomo. E quindi lo stesso accade con le leggi della mente. Dobbiamo imparare ad affermare correttamente le affermazioni, a creare delle affermazioni di successo che vibrano nella nostra pelle, perché il compito, quello che ci riproponiamo sempre di fare, è di ritrovare quella maestria affinché tu possa creare le tue leggi, le tue affermazioni sulla base degli studi e della consapevolezza acquisita delle grandi leggi, mi spiego? E quindi dobbiamo imparare ad affermare, a verbalizzare, verbo, in principio fu il verbo, più noi verbalizziamo correttamente, più abbiamo una struttura maestra, potente, ok? Quindi dobbiamo imparare ad affermare correttamente, dobbiamo solo chiedere ciò che è nostro per diritto divino. Perché quando noi non abbiamo ricevuto, come dicevo all'inizio di questo video, era perché ci stavamo incaponendo su qualcosa che non era nostro, un lavoro, qualcosa che non era inerente proprio alla nostra strada, perché avevamo dei condizionamenti che ci portavano su quella strada lì, ok? E siccome ci sono le cose nostre che sono per diritto divino, dobbiamo imporci di ricevere quello che è nostro per diritto divino, che non abbiamo visto fino a questo momento perché eravamo educastrati, mi spiego, ok? Quindi dobbiamo affermare il potere su tutto ciò che ci appartiene per diritto divino. Quindi, siccome la nostra mente non sa cosa ci appartiene veramente per diritto divino, perché è la parte conscia, quella che vive nella realtà 3D, e a meno che non sei un illuminato, non riesci a vedere oltre perché è viziata dalla dualità e dai condizionamenti. Allora, per pararci le spalle e rimetterci all'io sono, padre, ok? Allora, io sono padre, io sono il padre. Dobbiamo rimetterci all'io sono, il padre. Io sono il padre, io e il padre mio siamo uno. Allora, per rimetterci a questa affermazione, ecco, quindi per fare in modo che il giusto e quindi senza karma annesso ci venga dato, dobbiamo inserire nelle affermazioni sempre la parola, la frase grazia di Dio, in grazia di Dio, nella grazia di Dio, per grazia di Dio, ok? Quando create le vostre affermazioni, scrivetevi sempre nella grazia di Dio, nella perfezione di Dio, ok? Ok, quando vi create nuove affermazioni, ma oltre all'io sono, ok? Quindi per riconnettervi all'io sono, al sentirvi di essere il Dio che crea attraverso, che manifesta attraverso di voi, quando voi fate delle affermazioni, qualsiasi affermazione, ragazze mie, cioè tipo tutte le persone mi amano nella grazia di Dio, ok? Oppure quando create qualsiasi tipo di affermazione che può essere diversa dal io o, ok? Tipo, che ne so, non so, mi vengono adesso, perché poi mi vengono di getto, e nelle situazioni specifiche, metteteci sempre per grazia di Dio, nella grazia di Dio, metteteci sempre grazia di Dio, ok? Sapete perché vi dico questo? Perché essendo noi i creatori, o i manifestatori, per dirla proprio realmente, possiamo veramente ottenere tutto, tutto, ma onde evitare di sperimentare nuovo karma, ok, in negativo nelle nostre richieste, allora affidiamoci sempre, ragazze mie, all'intelligenza divina,
alla grazia di Dio che ci darà certamente ciò che vogliamo nel massimo bene supremo. Ossia, vogliamo qualcuno o qualcosa? Ok, bene. Nel momento in cui ci affidiamo all'intelligenza divina, sarà l'intelligenza divina, la grazia di Dio, a decidere il massimo bene per noi rispetto a quella richiesta. Mi spiego? Succede spesso che otteniamo, come parlavo prima della persona specifica, la persona specifica e poi non ci piace più. Perché ci rendiamo conto che stiamo andando a ripetere un vecchio copione. Quindi, per stare sicuri, affidiamoci all'intelligenza divina, che rispetto all'amore che vogliamo, ci darà l'amore con quella persona specifica, se quella persona per il tuo massimo bene supremo. Oppure un'altra equivalente, ma equivalente all'amore che meriti. Ok? Perché, ragazze mie, qualsiasi cosa volete, la potete ottenere tutto, ma nel momento in cui viene troppo forzata la manifestazione attraverso l'incaponimento e quindi la resistenza e le spinte della volontà personale, sarà sempre mal ricevuta, ok? La riceverete comunque, ma sarà mal ricevuta e avrà sempre effetti più o meno negativi. Ecco perché vi esorto sempre a sperimentare la leggerezza nel gioco, nelle visualizzazioni, a creare bellezza e a far fluire ciò che deve essere per il vostro massimo bene. A fare il lavoro su di voi attraverso la manifestazione di una persona specifica che serve a farvi venire fuori il vostro vero sé autentico, ok? E a farlo con leggerezza, a farlo. L'ossessione deve bruciare. Come vi ho detto all'inizio, deve bruciare quell'ossessione, quell'attaccamento che non è altro che sono ferite ataviche di passati atavici, che noi non abbiamo nemmeno memoria, ovviamente non abbiamo memoria, perché noi stiamo andando a ripulire delle ferite ataviche del passato. Come vi dico spesso nei nostri video grandi archetipi divino maschile e divino femminile, lui lei, perché noi soffriamo? Perché stiamo andando a ripulire delle memorie ataviche dei soprusi che il nostro maschile, la nostra razionalità ha fatto al suo femminile interno, che poi andiamo a proiettare fuori con una persona specifica proprio per farci fare il lavoro di pulizia attraverso il fuoco della purificazione all'interno di noi. E quindi il controllo, il possesso, tutto ciò che l'altro ci rimanda da noi, il nostro maschile, che ha dato soprusi e danni al suo femminile, che è la parte creativa, la parte del gioco, la leggerezza, che è quella che tutto crea nella bellezza, ha dato soprusi alla bellezza, ok? Siamo nel Kali Yuga, il periodo più buio dell'umanità, e di conseguenza siamo i pionieri della nuova età dell'oro, di quelli che sono destinati a portare l'esempio della frequenza della maestria incarnata, ossia del sentire il padre creatore all'interno di se stessi. Ora, ragazze mie, quando facciamo il lavoro su di noi, fate che il desiderio del vostro cuore non diventi una malattia dell'anima. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Salmo 23. Perché, ragazzi miei, quando vi renderete conto che il tempo e lo spazio non sono altro che un sogno, vivrete sospesi nell'attimo eterno, nell'attimo, il presente, e il tempo lineare non vi potrà più toccare. Questa è la consapevolezza dei maestri. Siamo eterni e presenti. Tutte le realtà coesistono nello stesso istante nel nostro presente lineare, ok? Tutte le realtà, ecco perché quando voi immaginate qualcosa vivete già in quella realtà. Gesù disse, nel mondo delle tre dimensioni, ok? Voi avrete tribolazioni, ma fatevi animo, perché io, cioè l'io sono, l'energia cristica che esiste nell'uomo, ossia il Padre. Quindi, ripetiamo, nel mondo, tre dimensioni, voi avrete tribolazioni, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Cosa ci vuole insegnare Gesù? Superare il pensiero mondano,
ossia della terza dimensione, cioè il pensiero della mancanza, della limitazione. Perché la fede nella legge che tutto esiste in abbondanza per ogni uomo, che supera i pensieri limitanti che gli fanno creare tale limitazione, è il successo. Lo scopo dell'essere umano è proprio ricordarsi e riaccordarsi alla infinita abbondanza, saggezza universale da cui egli proviene. E questa è la grande partita che l'uomo sceglie di giocare quando scende sulla terra. Ha proprio questo obiettivo: vincere le sue apparenti limitazioni con la forza della fede e ritornare all'uno. Quindi ricordiamoci sempre che ogni volta che siamo infelici, ragazze mie, ogni sensazione di infelicità deriva dall'incapacità di scorgere chiaramente il proprio bene. Quindi, quando vi capita di essere assaliti da dubbi e timori, fate subito qualcosa per dimostrare la vostra fede. Qualsiasi cosa che a voi risuoni in questa dinamica. Come disse Gesù, che solo dei bambini è il regno dei cieli. Ossia, come vi ho spiegato all'inizio di questo video, il regno dei cieli è dentro di te. I bambini sono un simbolo. Cioè, dovete morire a voi stessi e rinascere, tornare bambini senza il condizionamento del vecchio sé. E quella leggerezza noi la acquisiamo grazie a tutto il lavoro che stiamo facendo su di noi con l'arma della consapevolezza, l'acquisiamo praticando leggerezza, praticando gioco. E quindi, per iniziare proprio a far pratica con le leggi della manifestazione consapevole, dovete giocare, ragazze mie. Il gioco vi infonderà la leggerezza necessaria a sentirvi pronte e capaci. La fede attiva, pratica, la fede attiva, è il ponte su cui l'uomo passa per raggiungere la sua terra promessa. Quindi, ragazze mie e ragazzi miei, per giocare questa grande partita della vita, le istruzioni le stiamo iniziando a comprendere. E ci sono delle regole d'oro. Prima, utilizzare il potere della parola, non mi stancherò mai di dirvelo, affermazioni. Due, seguire le intuizioni. Perché cosa sono le intuizioni? Che sono diverse dal pensiero che è un prodotto di un ragionamento logico, perché il ragionamento logico è un prodotto delle vecchie credenze, ok? Quindi l'intuizione è qualcosa che sgorga così, non è frutto di un pensiero logico, ragionato. E l'intuizione è proprio, quando tu fai una richiesta all'universo è come se tu te telefonassi a Dio. Ciao Dio, come stai? Così, avevo una richiesta, chiedi e ti sarà data. Ecco, le intuizioni sono Dio che chiama te. Ciao, ti dice, come stai? Ah, tu ciao Dio. No, sai, ti ho chiamato prima. Pensavo non ci fossi. Cioè, no, come ci sono? Hai lasciato messaggio in segreteria. Quindi, ragazzi mie, le intuizioni sono proprio la chiamata che Dio ti fa, ok? E devi seguire quelle intuizioni lì. Soprattutto quando chiedi, hai affermato, ok? Ok. Chiedere significa affermazioni pure, non solo chiedo. Cioè, nel senso, io ho affermato una determinata cosa, ok? Ho affermato qualcosa già realizzata, e le intuizioni sono la strada per arrivare a quella cosa che hai chiesto, ok? Oppure si manifesta subito, ma sono tutte pratiche per sviluppare la maestria, ok? E la terza regola è quella proprio di crearvi la vostra cattedrale, cioè le fondamenta le mettete voi grazie al lavoro che fate su voi stesse e su voi stessi. Poi un'altra cosa, ragazze mie, quindi l'accompagnamento del dolore è fondamentale quando sgorga, perché noi dobbiamo accompagnare il dolore, questo l'abbiamo già detto, e non pensate minimamente che quando state male avete perso, anzi sta funzionando, come vi dico sempre, ok? Perché è una sfida che date al vostro vecchio sé, il dolore è la pelle vecchia che si sta strappando, mi spiego? Ecco, un altro approccio per rieducare, educarci quindi alla maestria,
alla nostra parte profonda, primordiale, quella che tutto sa, l'intelligenza divina, è quello di utilizzare i codici della natura, perché è da dove proveniamo. Quando, per esempio, non sappiamo cosa fare, non riusciamo a capire le cose da fare e da dire a noi stessi, ok? Ecco, affinché il cervello produca le capacità che già possiede e che risolvono le questioni fondamentali della nostra vita, cioè dobbiamo riconnetterci al maestro interiore. Dentro di noi c'è un maestro interiore, una sorta di psicologo interiore che ci guida. A patto però che noi usiamo certi codici, certe chiavi rispetto ad altre. E qual è, ad esempio, uno di questi codici? È quello di giocare ad avere un altro nome. Oppure giocare ad avere un amico invisibile, come noi ce l'avevamo da bambini, ok? I bambini lo conoscono benissimo questo gioco, quello di cambiarsi il nome, avere l'amico invisibile, ok? Che poi è invisibile, non si vede ma c'è. Oppure vestitevi come se, come proprio vi si vestirebbe la persona a cui avete dato il nuovo nome in quella giornata. Per esempio, anziché Francesca vi chiamate Claudia, ok? Allora Claudia come si vestirebbe in quel giorno? Glielo chiedete, vi vestite come Claudia, uscite come Claudia. Ci sono giochi che proprio attivano delle aree del cervello potentissime, dei meccanismi inconsci potentissimi. Per esempio, Francesca non è riuscita a uscire da una profonda ferita e invece Claudia sa come fare. Ok? Vi spostate proprio. Oppure quando avete un dubbio, non sapete cosa fare, ok, cosa dovete fare? Non dovete fare niente. Cioè, non decidere, non decidere. Perché noi, ragazzi miei, non stiamo male per il dubbio. Questa è solo un'energia in superficie che appare. Io sto male perché il mio mondo interiore non si sta esprimendo. Allora, via dal prendere una decisione in quello stato, perché se c'è il dubbio dobbiamo stare fermi. La giusta decisione avviene naturalmente quando il nostro mondo interiore lo lasciamo esprimere. Come si fa questa cosa? Come si fa a lasciare esprimere il nostro mondo interiore? Dando vita all'immaginazione con i codici naturali. In me, mago, agere, lascio agire il mago che è in me. Tipo, immaginiamo di camminare in un posto dove c'è un albero meraviglioso, che ha proprio affinità con voi. Un ulivo secolare, o un altro albero, il vostro albero preferito. Oppure immaginiamo di camminare in un posto dove accanto a noi c'è un animale protettivo, qualcosa di sacro per voi, che vi accompagna. E queste sono delle pratiche esoteriche molto antiche, come facevano gli antichi. Ma assolutamente mai insistere su quello che identifichiamo come il problema. Dobbiamo chiamare in causa le nostre radici naturali. Quando immaginiamo un albero, una pianta, un animale, entriamo in un'area del cervello in cui c'è la natura, la perfezione. Chiamiamo in causa le aree cerebrali dove il cervello ha soluzioni primordiali, ossia le energie più antiche. Solo al di sotto del pensiero, parte razionale, la mente conscia, si entra nell'energia del sogno. E l'energia del sogno è l'energia della notte che ci cura. Se per esempio prima di andare a letto immaginiamo una scena naturale, come quelle che vi ho appena descritto, è come se dicessimo al nostro sé superiore,
anche signora della notte, possiamo dargli proprio un'identificazione. Portami con te e regalami la soluzione. Affidatevi dunque alle immagini naturali che sono veri e propri farmaci per il cervello, veri e propri farmaci che spengono i conflitti, ok? Mentre vi praticate nell'arte del vivere, perché ragazze mie stiamo riscoprendo tutto questo adesso. E proprio il mio obiettivo, il mio scopo è quello di passarvi tutta la mia conoscenza supportata dalla frequenza dell'esperienza di tali parole, il verbo crea. Quindi ragazze mie, per oggi, per questo video finiamo qui, continueremo su questa nuova playlist. E quindi ragazze mie, io spero di esservi stata di supporto, vi abbraccio profondamente e come sempre, che Dio vi benedica. Muah!